Le reliquie sono arrivate qui a San Colombano di Vignale. Ci raccontavo brevemente la storia di queste reliquie. L'ho portato qui nell'anno giubilare del 2015. E in questa occasione, quella della celebrazione del Columbus Day a Chiavari, è un'altra volta vengono portate, e questo credo che sia un segno molto bello, che vuol dire il legame tra la figura di questo grande monaco pellegrino irlandese e questi territori che sono stati in un certo qual modo fecondati dalla presenza dei loro monaci, dei monaci di Colombano, proprio per l'evangelizzazione, ma non solo. E le persone possono venire a pregare qui le reliquie? Sì, il portare le reliquie vuol dire, credo in un certo qual modo, poter ravvivare attraverso questo elemento della pietà popolare la religiosità, vuol dire ravvivare la fede, la memoria. Eccoci dalla Basilica di San Colombano, quando ho prelevato, ho portato le reliquie attraverso la Val d'Aveto, no? E poi la Valle Sturla fino ad arrivare qui, dico ecco, è il viaggio, ancora un viaggio di Colombano. Ecco, per il Columbus Day sono molti gli eventi, se dovesse comunque invitare qualcuno a venire a uno di questi eventi comunque per ricordare il santo, cosa gli direbbe per convincerlo? Una bella domanda questa. Credo che una cosa bella sia questa, che i santi non sono il patrimonio esclusivo di una parrocchia o di una comunità. I santi sono della Chiesa e quindi viene abbattuto ogni campanilismo.